Bentrovati a tutti, approfittando di un temporaneo cedimento del campo anticiclonico sull'Europa, una perturbazione sta tagliando in diagonale il continente per portarsi sulla regione balcanica. In questo modo viene a lambire anche in parte l'Italia, che interesserà nella giornata di sabato con acquazzoni a carico soprattutto delle nostre regioni centrali e meridionali peninsulari. Sul lato atlantico la campana anticiclonica sta ponendo le basi per preparare una nuova offensiva verso il continente, offensiva che metterà in atto nel corso della prossima settimana, pomperà aria calda verso il continente tale da spezzare inizialmente questa perturbazione che vi sto segnalando in due parti. La parte settentrionale sfilerà e andrà in fuga verso la penisola scandinava, quella meridionale sarà costretta a riparare verso il Nord Africa, dove si arenerà senza colpo ferire per alcuni giorni. La sinottica prevista per le ore centrali di domenica 19 febbraio, siamo nei bassi strati, si va esaurendo in questo minimo che vi sto segnalando l'apporto di aria fredda pervenuto con la perturbazione di sabato, d'altra parte la spallata anticiclonica si fa già sentire e pompa da ovest aria calda verso il continente. Vedete, la perturbazione che vi sto segnalando andrà in fuga appunto verso l'Europa settentrionale, quest'altra che vi sto segnalando tenterà di forzare il blocco anticiclonico, non riuscirà e finirà quindi per riparare ribaltandosi sui Balcani. Intanto andiamo a vedere dove potrebbe piovere tra sabato e domenica utilizzando questa mappa elaborata da Meteo Network, che ci mostra la sommatoria degli accumuli previsti dal modello. Vedete le piogge che partono nella giornata di sabato dalle regioni centrali si spingono poi verso quelle meridionali. Non sarà un passaggio di particolare intensità, comunque qualche pioggia arriverà su questi settori. Le regioni escluse saranno essenzialmente quelle settentrionali e soprattutto le nord-occidentali, le isole maggiori e la Calabria. Proseguiamo con la consueta simbologia. Sabato 18 febbraio il nucleo delle precipitazioni che si sposta dalle regioni centrali verso quelle meridionali, il sole che riguadagna le regioni settentrionali, sole che non è mai scomparso sulle isole maggiori e sull'estremo sud, le temperature comunque sono in diminuzione su tutto il paese. Passiamo alla giornata di domenica, le uniche note di instabilità residua sull'estremo sud dell'Italia, per il resto vedete cielo in gran parte sereno, a parte qualche banco di nubi basse frammisto a nebbia sulla Valpadana. Infine la tendenza per lunedì 21 febbraio, pochi cambiamenti, torna l'alta pressione, torna quindi il sole, tornano anche le nebbie sulle zone pianeggianti soprattutto del nord, tornano anche a salire le temperature, soprattutto nei valori massimi. L'aumento delle temperature proseguirà poi anche nei giorni successivi, qui siamo a metà della prossima settimana, notiamo in questa mappa probabilistica che ci mostra appunto il filamento di aria temperata diretto dall'Atlantico verso il continente. La conferma di questa nuova fase di tempo mite emerge anche dall'analisi probabilistica legata alle correnti in quota previste per metà della prossima settimana, che mostrano l'anticiclone delle Azzorre proiettato verso l'Europa e anche verso il Mediterraneo, Italia quindi sotto tempo stabile, correnti temperate dall'oceano, le perturbazioni atlantiche scorrono alle alte latitudini, mentre il vortice che rimane ancorato sulla Nord Africa continuerà a non avere voce in capitolo sul tempo di casa nostra. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon fine settimana e vi attendo lunedì. A presto da Luca Angelini.